Nello spezzone che adesso vi facciamo sentire, si parlano Deborah Bergamini, oggi deputata del PDL, ma che all'epoca era alta dirigente della RAI, nonché ex assistente personale di Berlusconi, e un Nicolò Querci, a sua volta un alto dirigente di Mediaset. Sentite. Ascolta, ascolta prima. Stasera voi non è che riuscite a mettere una bomba su Canale 5, perché guarda che la vedo male per i voti, eh. Noi facciamo la prima serata sul 2, però meno la vedono meglio è. Ma come vanno a finire questi dati? Male, malissimo. Ma Un male 10 a 2. malissimo dipende, perché sono tutte in Ma sospeso. che dai, guarda Nicolò, è un No, casino. invece sì, perché ce ne sono due sicure. E basta, finito. Punto. Poi ce ne sono almeno altre due in bilico. E Ma che siccome dici? oggi vota il centrodestra, perché quegli altri hanno votato ieri, non dare per scontato non se ne prenda più di due. Comunque meno guardano meglio è. Sì, spesso noi non facciamo niente. Ah, non mettete il Papa, non mettete nulla? Non fate una bella fiction, bella grossa da Abbiamo la seconda 50%. di Padre Pio, mi pare noi. Oddio. Ah sì? Mi pare di sì. No, Vabbè, è più comunque io ti richiamo. forte. Ti richiamo fra poco così ti Sì, dico. ciao. Chiarezza Mauro, in pratica la RAI chiedeva a Mediaset di aiutarla ad oscurare i dati delle elezioni regionali del 2005 che sono state stravinte dal centro-sinistra, no? Secondo te è cambiato qualcosa in RAI o funziona ancora così? Ma io dico che quello che è venuto fuori intanto ha dell'incredibile. Tu hai lavorato in Rai, ma certamente non potevi immaginare che ci fosse una situazione di questo tipo. Quando qualcuno chiede che cos'è il conflitto di interessi, dovrebbe schiacciare un bottone sul sito di Repubblica.it, le inchieste Repubblica Espresso, e ascoltarsi queste telefonate. Ci sono due dirigenti, uno della Rai e uno di Mediaset, che si parlano e hanno come unica preoccupazione non l'azienda, parliamo della Rai che è servizio pubblico, non l'azienda, ma il risultato elettorale del partito di Berlusconi, che non c'entra nulla con l'azienda. Nulla con l'azienda pubblica della televisione italiana. E poi la seconda preoccupazione è oscurare quei risultati. Meno vedono, meglio è. Ma tu ti rendi conto? Pensi che esista un dirigente di una grande televisione, peraltro pubblica, di qualunque democrazia occidentale, che dica che meno i cittadini vedono, meno gli ascoltatori sanno e capiscono, e dunque meglio è? E invita il concorrente, attenzione, il concorrente, e poi parlano di mercato, fanno i campioni del mercato, invita il concorrente a fare una controprogrammazione grossa e potente. Mettete il Mettete una bomba, mettete qualcosa, perché così si distrae l'opinione pubblica e tutte le altre intercettazioni sono dello stesso segno. Ora, com'è possibile che si sia creata questa struttura che, prendendo a prestito un termine da Conrad, io ho chiamato 2 anni fa la struttura Delta, che fa da crocevia tra il potere mediatico e il potere politico del Presidente del Consiglio e ammorbidisce le notizie sgradevoli e potenzia le notizie favorevoli. E agisce soprattutto sul servizio pubblico della RAI, mettendolo al servizio degli interessi politici del Presidente del Consiglio e degli interessi industriali e editoriali dell'azienda concorrente. Com'è possibile che l'opposizione non si ribelli a una cosa del genere? Che cosa sta facendo la Commissione parlamentare di vigilanza? Che cosa sta facendo il Consiglio di amministrazione della RAI? Ma Ezio Mauro, non pensi che uno dei problemi sia anche quello che ormai ci stiamo e ci siamo abituati? Non parlo ovviamente di me personalmente, che appunto ho lavorato per tanti anni nel servizio pubblico, credendoci peraltro.